Abbiamo pensato al timo, sempre selvatico, ragionando ci ho pensato che il timo fosse l'ideale per regolare, potremmo dire, i sapori dell'eliquriso e del mirto, in modo tale da dargli un po' di dolcezza, in quanto l'eliquriso è un po' amaro, il mirto anche un po' acre, e quindi ho pensato che il timo potesse regolare questi sapori, pur mantenendo una certa amarezza, buona amarezza, una buona amarezza della tisana, anzitutto, che abbiamo fatto e che poi abbiamo regolato con la birra, perché poi Luigi ha ragionato su come utilizzare sia i cereali sia il luppolo. Quindi è comunque una birra luppolata, ma mista a quello che un tempo si chiamava il Gruit, praticamente. Io poi sono stato ad approfondire storicamente questo, tutto quello che c'è stato, ecco, dalla prima creazione della birra fino ai nostri giorni. E devo dire, sono stato veramente meravigliato, meravigliato perché non, era qualcosa che non conoscevo. E prendendo, ecco, studiando innanzitutto da questo libro che riguarda la storia della birra di Matteo Zamorani Alzetta, ecco, in un capitolo è veramente interessante perché viene messo in rilievo quanto la birra corrisponda a un passaggio importantissimo per l'umanità, cioè il passaggio da raccoglitori, da una civiltà di raccoglitori che c'è stata prima del 10.000 a.C. a quella dei coltivatori. Perché questo passaggio? Perché si iniziò a coltivare i cereali e con la coltivazione dei cereali si è potuto fare il pane e la birra. E quest'autore sostiene che un po' il pane e la birra sono il padre e la madre della civiltà, della nostra civiltà attuale, quella stanziale. C'è stata una lunga storia, anzitutto avviata nel Medio Oriente, la Mesopotamia, con i Sumeri. Per poi pian piano confluire, anche se alcuni sostengono che provenga addirittura dalla Cina, comunque, diciamo così, dalla Mesopotamia, dai Sumeri, pian piano si è diffusa, è arrivata anche in Grecia, però i greci erano un po' restii a questa bevanda, almeno all'inizio, così sembra, perché loro privilegiavano il vino, e il vino faceva parte di tanti culti. Anzitutto quello dionisiaco, che è stato molto molto ripreso attraverso gli studi contemporanei e in particolare in filosofia da Nietzsche con il culto del dionisiaco, laddove si beveva il vino per poter entrare in uno stato, diciamo, anche di estasi attraverso i flauti, attraverso i tamburi, attraverso le danze. Le bancanti, ecco, erano anche ebbre di vino, perché Dioniso era dio del vino, un dio che poi si è trasposto nel mondo romano come Bacco, quindi si è cambiato, trasfigurato come Bacco, ma la sua origine è quella dionisiaca. E erano un po' restii, però piano piano hanno cominciato ad assimilare, come dire, dentro la propria cultura, tanto che sembrerebbe che nei culti di Demeter, che era una dea dedita all'agricoltura, che proteggeva e propiziava l'agricoltura, sembrerebbe che in questi culti bevessero birra. Però cosa singolare è che la bevevano soltanto le donne, perché erano culti riservati soltanto alle donne, erano culti femminili. E di qui, diciamo, un po' un pregiudizio, perché nel mondo greco era abbastanza maschile, o se non maschilista per certi versi, forse maschile, dai, però una No, parte molto maschile maschilista, abbastanza, molto abbastanza maschilista. forte. Allora, ecco, questo avevano un po' il pregiudizio rispetto a una bevanda che veniva considerata femminile, troppo femminile. Da dire che comunque nel mondo greco la presenza femminile era molto importante, per quanto la struttura politica era riservata fortemente ai maschi. Perché? Perché c'erano le sacerdotesse, le pizie che oracolavano attraverso un'altra pianta che era l'alloro, e che era determinante per tante scelte belliche, scelte politiche, economiche. Quindi la donna comunque aveva un ruolo essenziale, fondamentale. Da dire che oltre
oltre i greci, arriva nel mondo romano. Il mondo romano, alla stessa maniera, un po' si è restii a questa bevanda che consideriamo sempre il mondo romano, che assimila tante usanze greche, però pian piano, sembrerebbe che Giulio Cesare abbia lasciato, ecco, la produzione della birra, pian piano espandersi, pian piano, come dire, diffondersi tra le genti. Sto facendo un brevissimo excursus per arrivare poi a integrare quello che è stato il nostro lavoro. E farvi capire perché questo che vi sto dicendo può essere importante per prendere maggiormente consapevolezza di quello che è questa birra. Diciamo che in sé è stato anche il mio percorso, perché era un mondo che conoscevo poco, poi approfondendo ho capito che cosa si è realizzato, diciamo così. Perché sto dicendo questo? Beh, intanto un inciso che in particolare in Italia la zona che è stata maggiormente una grande produttrice di birra è stata la Sardegna, prima del vino che poi è stato portato dai romani. Quindi la Sardegna è una grande produttrice di birra. Perché sto dicendo anche questo? Perché la prima birra era una birra fatta con le spezie, con le erbe e con le spezie. Questo composto, chiamato Grunt, veniva fatto da produttrici casalinghe. Produzioni casalinghe, però nello stesso tempo, piano piano, diventò anche un po' una composizione standardizzata nel momento in cui l'impero ebbe la gestione sulla produzione della birra. E quindi, diciamo, dicevamo una birra speziata, fatta di erbe e spezie. E però pian piano nel tempo, è da dire un'altra cosa, che nel Medioevo, attraverso un concilio di Aquisgrana, e poi dicevamo con Claudio, che è un esperto lui e Claudio è un esperto del mondo, sia di questo territorio, di tutta l'alta terra di lavoro che si riferisce al mondo del regno delle due Sicilie. E così anche della Chiesa, della storia della Chiesa. Ecco, la Chiesa ha, attraverso la regola benedettina e nel concilio di Aquisgrana, ha approvato la birra, potremmo dire. E di qui, ecco, la produzione di birra che ultimamente è stata riattivata a Montecassino. Però c'è stato un cambiamento fortissimo, determinato a quanto pare da Santa Hildegarda di Bingen, quanto pare, ha introdotto per la prima volta, lei è grande stimatrice di questo cereale, di questa pianta, ha introdotto il luppolo. Quindi la birra è diventata luppolata e nel tempo questo, diciamo, il luppolo ha sostituito il gruit, cioè le erbe e le spezie. Quindi, che cosa ci è arrivato a noi? Che cosa abbiamo fatto noi? In questo senso, senza saperlo io, abbiamo recuperato quello che era già una tradizione molto antica che ha riguardato diversi popoli, cioè quella di fare una birra con le erbe. Però questa c'è una caratteristica che rappresenta un po' essere una sintesi, cioè è una birra che ha il luppolo e nello stesso tempo le erbe. Quindi, quando ho fatto questo studio, mi sono meravigliato di questa realizzazione. Perché? Perché era già qualcosa che facevano, era già qualcosa che facevano. Quindi, ecco, abbiamo potuto realizzare qualcosa che è contenuto già nella storia, però attraverso chiaramente una rielaborazione che è avvenuta grazie anche all'introduzione del luppolo. Allora, quindi dicevamo che le tre erbe principali sono proprio il mirto, il timo e l'elicriso, e che c'è il luppolo, ci sono altri cereali. Questa è la miscela, diciamo, della birra, l'ha realizzata Luigi. Il tempo di fermentazione è stato di circa un mese.
Siamo andati a raccogliere insieme con Luigi le erbe, quindi per fargli vedere proprio concretamente, farle vedere dove crescono, farle sentire l'odore, quindi fare un'esperienza diretta, diretta. Abbiamo fatto una tisana cercando di regolare i sapori, e da lì l'abbiamo introdotto insieme agli altri cellulari, gli altri cereali, nei momenti in cui erano veramente pronti. Quindi questa è una composizione fra la fermentazione dei cereali con la tisana fatta con queste erbe. Oltre a questo potrete mangiare una pizza fatta con la portulaca, che è questa Con la erba qui, la portulaca. portulaca, che a Cerva si chiama percacchio, e si mangia spesso da noi nelle insalate. È un'erba dolce, molto molto dolce, che cresce ovunque. Per dire, ieri sera passavo vicino alla libreria di Cassino Mondadori e un angoletto ho visto la portulaca, quindi la potete veramente trovare ovunque. Certo, il buon raccoglitore prende le erbe in posti puliti, Certo. questa è una Lontani cosa dallo smog, fondamentale, fondamentale. Ecco, questo che ho raccolto sempre qua sopra, a Montepilone, non è la cima, diciamo così, ma a metà quota. E è un'erba ricca di diverse vitamine, anche di omega 3, è stata estremamente rivalorizzata negli ultimi tempi, proprio perché è una erba molto salutare e Si anche di fanno le tisane conquista. pure? No, tisana E no, si mangia però come? si può Si mangia con cuocere, si può l'insalata. fare per dire la frittata, Ah, la pasta e mangiarla fresca in insalata. Invece c'è Una un'altra. cosa riguardo la portulaca. Sì, dimmi. A me mi hanno detto che era anche l'erba di Gandhi, perché la proponeva come sostitutivo proteico nei paesi del terzo mondo, perché cresce molto facilmente ed è molto proteica. Sì, effettivamente si diffonde tanto e quindi è facilmente reperibile, E facilmente contiene l'omega raggiungibile. 3. E poi un'altra pizza, Quindi fa secondo bene me al la vostra cuore. scelta, con la Santoreggia, anche questa. La Santoreggia che cresce, la Santoreggia che cresce anche questa su a metà quota e anche sopra nella montagna dell'Aquilone, una pianta molto profumata, e questa invece sarà abbinata credo al pecorino, comunque a dei formaggi. No, Quindi era. questa è stata l'ho raccolta proprio stamattina. No, stavano a Cosa sfruttare molto me. bella che mi ha, Stavano a anche sfruttare ciò mi ha reso veramente felice, perché l'avevo vista qualche giorno fa, però non era fiorita. Quando la sono andata a raccogliere stamattina ho trovato vari ciuffi fioriti. E quindi anche questa è stata veramente una bellissima coincidenza, diciamo così. Anche perché quando ci siamo prospettati di fare con la Santoreggia, sinceramente non prevedevo il tempo, il momento della fioritura. Quindi vedere questi ciuffetti fioriti è stato veramente molto emozionante. Quindi c'è la birra, c'è la pizza fatta con le erbe, quindi sarà un momento da vivere, ecco così, assaporando e cercando Da anche di gustare. distinguere, da gustare, da distinguere anche la qualità, potremmo dire l'essenza della pianta. E insieme a questo, Giovanni, anche lui è uno che raccoglie erbe selvatiche, o piante selvatiche, meglio dire, perché queste sono sue realizzazioni. Lui è un artigiano, è depositario di una cultura antica, quella popolare. Ha conosciuto diversi maestri che gli hanno trasmesso, tramandato delle, potremmo dire, sonorità che si possono ricevere soltanto se si è ricettivi, se si è aperti, se si è sensibili, oltre all'aspetto prettamente tecnico. Anche se tutti questi strumenti sono fatti con una grandissima meticolosità, precisione e accuratezza, e anche con una certa bellezza, perché ci fa, sembra tua moglie, fa fare la Sentimi. decorazione. E sono realizzati con delle canne che siamo stati anche a vedere oggi per poterne individuare qualcuna. E quindi anche questo, anche questa musica proviene dal mondo selvatico, potremmo dire. Noi in questo senso ci riavviciniamo al mondo selvatico. È probabilmente qualcosa di fondamentale ora, perché è una civiltà che si è costruita troppo astratta dalla natura.
che ha in sé dimenticato quello che sono gli insegnamenti profondi della natura. Quindi la via delle piante può riportarci a questo contatto, può riportarci a questa conoscenza e anche chiaramente insieme alla musica. Grazie.